Un anno è già passato, un anno intenso, pieno di emozioni, momenti belli ma anche tristi. Per noi è iniziato con una grande perdita, quella di nonno Ciccio. Ma la vita è fatta così, un divenire fatto di realtà positive e negative. Io e lo staff di Telemontstella, cui mi onoro di rappresentare, siamo convinti che tanto abbiamo ricevuto quanto è il nostro compito quello di donare. Nel corso di quest'anno abbiamo continuato nel nostro piccolo e con le modeste attrezzature cui siamo dotati di proiettare un'immagine sempre positiva della nostra amata terra. L'abbiamo fatto senza pregiudizi, alla luce dell'onestà, del rispetto e con il fermo intento di valorizzare e non di distruggere la nostra vallata, con i suoi paesi ricchi di storia, cultura, tradizione, natura e monumenti. Abbiamo cercato in ogni occasione di accorciare o di annullare le distanze con tutti coloro i quali, impossibilitati di partecipare o non essere presenti nei propri paesi, ma l'hanno potuto fare grazie ai nostri collegamenti. Speriamo di aver fatto un buon lavoro, anche se molte volte abbiamo dovuto affrontare sacrifici e difficoltà. Tanti sono stati gli eventi a cui abbiamo preso parte, come allo stesso modo siamo stati impossibilitati di partecipare o non avvisati. Pertanto siamo spiacenti e cercheremo in futuro di fare del nostro meglio. Migliaia di visualizzazioni, un grande successo che non ci saremmo mai aspettati, ma ci ha fatto riflettere perché è una grande responsabilità. Tuttavia, grazie per tutto quello che avete dimostrato nei nostri confronti e speriamo sempre di essere di vostro gradimento. Vi auguriamo un buon fine e inizio anno nuovo, che sia per ognuno di voi, per le vostre famiglie, un anno sereno, pieno di speranza, per un futuro migliore e all'insegna della positività. Buon anno.